Entriamo nel vivo dell'attività per migliorare le vendite. Per fare questo dobbiamo partire da tre presupposti. La prima cosa è questa: la nostra attività, qualsiasi essa sia, sta facendo tutto quello che il cliente si aspetta. Perché guardate, se noi pensiamo che il cliente si debba accontentare, ci stiamo sbagliando di brutto, non funziona così. Il cliente ha delle aspettative e nel momento in cui entra nel nostro negozio, lui vuole aver soddisfatto le sue aspettative. L'altro tema è, ma la nostra squadra, che può essere di una persona, 5 persone, 10 persone, 100 persone, è veramente orientata al cliente o pensa di essere, che ne so, in una fabbrica dove non esiste il cliente e che quindi nel momento in cui stai facendo il tuo pezzo, il tuo manufatto, sei già a posto. In un'attività commerciale non funziona in questi termini. Allo stesso tempo, questa squadra, questo team, quanta passione ci sta mettendo? E noi imprenditori, quanta passione ci mettiamo a svolgere al meglio la nostra attività? Terzo e ultimo punto è: ma quali sono le cose che sarebbe opportuno cambiare per avere un risultato migliore? Se uno riesce a porsi questa domanda, guardate che è già avanti di parecchio, perché se io so quello che devo fare, chiaramente riesco a trovarci le soluzioni. Spesso nella mia attività di consulente mi dicono: ma devi essere tu che mi dici cosa devo fare. Io parto da un altro presupposto. Io ti do una mano a trovare il modo e la maniera di convincerti che puoi in qualche modo migliorarla la tua attività. Ma se non sei tu che in qualche modo riesci a percepire qual è la differenza che devi svolgere, ho paura che non si vada da nessuna parte. L'abbiamo già detto in precedenza, il cliente è il patrimonio della nostra azienda, nel senso che nel momento in cui mancano i clienti, io non faccio più le vendite e la mia azienda non ha più ragione di esistere. E allora, se noi partiamo dal presupposto che comunque le aziende, come la vita di ognuno di noi, ha dei cicli, si nasce, si cresce, si vive e poi si muore. E le aziende hanno anche loro questo ciclo di vita. Ma sapete qual è la differenza tra avere un ciclo di vita lungo e un ciclo di vita breve? Essere capace di valorizzare il patrimonio aziendale, quindi il patrimonio del cliente. E l'altro tema che è legato a questo è che non solo l'imprenditore deve essere capace di cogliere questi cambiamenti, queste diversità, ma il personale che lavora con lui altresì deve avere le stesse caratteristiche. E uno dei principali problemi è che all'atto dell'assunzione non si vanno mai ad assumere le persone giuste. Guardate, provate a ragionare delle vostre assunzioni degli ultimi anni. Quante assunzioni giuste avete fatto? Quante volte ci avete azzeccato nella scelta della persona? Oppure quante volte siete caduti nel problema, mi serve per forza di cose quella data persona, quella data figura professionale, non so più come fare e prendo il primo che capita. E quindi non vado a sceglierlo perché ha una certa attitudine verso le persone, non ha dimostrato di avere una passione verso questo tipo di mestiere, perché questo tipo di mestiere è bellissimo proprio perché se uno si appassiona diventa un mestiere che è introvabile. È la volontà di andare a lavorare tutte le mattine nasce dal fatto perché ho la possibilità di sviluppare al massimo la mia passione. C'era qualcuno che diceva: io per me non è lavorare perché mi diverto nel momento in cui sto andando a lavorare. Allora, se il personale non è adatto per questo mestiere, signori, non andiamo da nessuna parte.